Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Oggi vi ho portato la guida al platino di Ascent Shaft, un nuovo titolo di The Voice Games disponibile sul PlayStation Store a 25 centesimi. È un titolo non facilissimo da completare e platinare, anche se piuttosto breve. Ci sono 5 livelli da portare a termine. Dovremo superare una serie di nemici senza subire danni e affrontare degli alieni, affrontare due boss e per arrivare al platino dovremo anche sconfiggere 50 nemici consecutivamente senza mai morire. E questo è il trofeo più difficile sicuramente da sbloccare che richiede un po' di pratica. Il mio consiglio è di completare una prima volta il gioco cercando di fare più pratica possibile e acquisendo esperienza, diciamo, e capire anche dove sono posizionati i vari nemici e poi ripetere una seconda volta il gioco cercando di ottenere le 50 uccisioni dei nemici senza venire colpiti neanche una volta. Ci sono un paio di trofei anche piuttosto semplici che si sbloccheranno morendo alcune volte e poi non colpendo neanche una volta i nemici, ma questo è un trofeo che si sbloccherà facilmente ripetendo il primo livello ed evitando gli alieni. Prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un like, un commento e a condividere il video per supportare il nostro canale. Inoltre, se vi interessano altre guide al platino, vi lascio la playlist completa nella descrizione di questo video. Iniziamo! I comandi sono semplicissimi, ci spostiamo a destra e a sinistra con le frecce direzionali. Con la X spariamo e col pulsante cerchio acceleriamo per superare alcuni punti del gioco. Inizierò sbloccando prima il trofeo delle morti. Eccolo qua, try again. In questo primo livello i nemici sono anche fermi, quindi è piuttosto facile rispetto ai successivi che vedremo dopo. E serve più che altro per iniziare a prendere le misure ai nemici e capire come evitare anche i detriti che lasciano dopo che vengono distrutti. Dovremo anche ottenere il 100% delle uccisioni in ogni livello e quindi eliminare ogni singolo alieno presente nella schermata. Ecco il primo trofeo per aver completato il livello al 100%. La ragazza che ci aspetta a casa è piuttosto contenta. E affrontiamo il secondo livello. Dobbiamo stare attenti anche agli elementi di sfondo nel livello perché potremmo esplodere anche toccandoli. Bisogna avere cura di ogni singolo pixel e non sfiorare niente. La prossima parte è la più difficile del livello, dovremo sparare un paio di colpi qui quando siamo al centro e poi spostarci a destra e a sinistra per eliminare anche gli altri.
Ecco il secondo perfect. Qui i nemici inizieranno a muoversi. Non possiamo sparare tutti i colpi che vogliamo, dobbiamo aspettare che si ricarichi una batteria. Ecco anche il terzo perfect, adesso dovremo affrontare il primo boss. Bonus Roy, worth more than the lives of these single-minded creatures who probably don't have a sense of self. You should stay at the bottom of the pit and die. Allow me to help you with this. Non è molto difficile da sconfiggere, dovremo sparargli un po' di colpi prima che scenda sotto, adesso si abbasserà, stiamo tutto a destra e acceleriamo quando inizia a venirci incontro. Adesso che sale su possiamo svuotare il caricatore addosso e si muoverà di nuovo alcune volte a destra e a sinistra. Nel frattempo possiamo far ricaricare la nostra arma. Stiamo adesso tutto a sinistra e acceleriamo per sfuggirgli. La tecnica è abbastanza facile, bisogna svuotargli tutto il caricatore mentre sale. Adesso sto di nuovo tutto a destra. Un paio di colpi ogni tanto gli faranno bene. Tutto a sinistra e accelero. Adesso mi risposto a destra. E lo abbiamo eliminato. Ecco il trofeo dedicato al boss. Il nostro amore a casa è contento. Iniziamo il quarto livello, qui dovremmo evitare oltre ai nemici anche questi oggetti che escono fuori da quei cosi gialli. È importante utilizzare bene l'acceleratore qui, cioè il pulsante cerchio, per evitare al momento giusto tutti quanti questi oggetti qua. Anche l'acceleratore va usato con accortezza perché si può scaricare. E ce l'abbiamo fatta. Ecco il nostro quarto perfect. Iniziamo il quinto livello, è il più difficile. Dovremmo evitare anche dei missili a ricerca che si attiveranno quando passeremo lì davanti. Quindi bisogna velocizzarsi e accelerare quando passiamo di fianco ai missili. Il mio consiglio qui è di non guardare gli alieni in alto, ma di guardare più che altro in basso da dove escono i missili e stare attenti a loro più che agli alieni, perché gli alieni sono pochi e ogni tanto basta sparare un paio di colpi
per prenderli. Ce l'abbiamo fatta? Ecco il secondo boss. Non so come mai anche lui ce l'ha con noi. Mi ricorda anche vagamente l'imperatore di Mortal Kombat. Il segreto qui è andare piano. Non accelerate se non è strettamente necessario, perché dovremo dare il tempo alla nostra arma di ricaricarsi. Sparate quando è possibile, quando il boss si sposta lateralmente, e non accelerate troppo, perché accelerando anche lui si muoverà più velocemente e sfuggirà dalla nostra portata. Fate davvero con calma e se sbagliate non vi demoralizzate. Qui accelerate un po'. Non abbiate fretta di eliminarlo, andate anche con calma, ma non perdete la concentrazione. Lo abbiamo eliminato. E la ragazza direi che è rimasta soddisfatta. Ottimo, adesso abbiamo completato la storia principale, possiamo dedicarci al trofeo pacifista, quindi ripetere il primo livello senza eliminare neanche un nemico. Quindi ricominciamo da capo. Quindi adesso semplicemente evitiamo tutti quanti i nemici, con calma passiamo a fianco ai nemici, evitiamoli e non spariamo neanche un colpo. Il primo livello è ideale perché i nemici sono fermi, quindi sono molto facili da evitare. Questo è un gioco che mi ricorda alcuni classici del passato dove ogni pixel era importantissimo e bisognava prestare molta attenzione agli spazi. E questo è un gioco che è un esempio appunto di quel tipo di gaming di tanti anni fa. 0%, la nostra ragazza è comunque contenta. Allora, adesso torniamo di nuovo all'inizio e bisognerà eliminare 50 nemici senza essere colpiti, quindi questo è il più difficile di tutti. Fate comunque più pratica possibile nei vari livelli per capire dove sono posizionati i nemici, quando e come sparare o accelerare per diciamo essere pronti per quest'ultimo diciamo trofeo. Per sbloccare questo trofeo non è essenziale fare il 100%, quindi se pensate di avere difficoltà con qualche nemico o con qualche movimento troppo veloce, potete anche lasciarne uno o due. L'importante è comunque procedere il più sicuri possibile.
Bonus Roy, worth more than the lives of these simple-minded creatures who probably don't have a sense of self. You should steal the bottom of the pit and die. Allow me to help you with this. Ed ecco il trofeo. Quindi abbiamo eliminato 50 nemici senza subire danni, sbloccato l'ultimo trofeo d'oro e il platino. Quindi ragazzi, questo Ascent Shaft sicuramente è un titolo economico, anche abbastanza veloce da completare, ma non facilissimo, richiede un po' di pratica e di esercizio per imparare le meccaniche del gioco e più che altro le posizioni dei nemici e tutte quelle che sono le loro reazioni. Quindi ragazzi, io mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!
Bye. Thank you.